Allora, ragazzi, andiamo a fare il boss finale dei tre fratelli, tre potenti fratelli. Allora, personalmente l'ho provato abbastanza e effettivamente sì, il team per fare il punteggio migliore è quello di Ban. Pur vero che, per fare quel punteggio hai bisogno o di un culo incredibile, perché ti deve arrivare un tale numero di carte di ban, tra l'altro già con il merge, eccetera, per nella seconda fase shottare con ulti, magari un 3 stelle, ulti di Terry, eccetera. Altrimenti, per esempio, un incredibile numero di counter di Terry per staccare la passiva della reliquia e quindi fare molto più male con la ulti. Detto che il mio Terry con la ulti, dov'è? 1-6 e il mio Ban con la ulti, ben, dov'è? 2-6 non fanno ste grandi figure, quindi se volete io una run la faccio anche con il team di Ban. Ma è veramente uno spreco di tempo per quanto mi riguarda. Perché sì, potete fare il punteggio alla bella e meglio, ma avete troppe cose da gestire. Perché nel boss dobbiamo fare 8 atteggiamenti, chiudere in 8 turni e nel contempo rushare talmente tante volte la ulti di Ban che viene veramente difficile. Quindi io vi consiglio di farla con un team del genere. Perché? Prima di tutto perché sia per il farming sia per il punteggio alla fine va più che bene. Il Sariel nuovo si può sostituire tranquillamente con quello vecchio. Letteralmente tranquillamente. Lo possiamo anche fare se volete. Quindi se c'è richiesta una run in più la posso anche fare. Perché ho messo gli Oak verde dietro? Perché ti dà punti se tu completi con eroi idee nella squadra. E quindi ho detto, vabbè, mettiamo gli Oak verde. Tra l'altro per la passiva che dà più PS a quelli verdi, eccetera, eccetera. Non si può usare Lee God, quindi altro motivo. Niente di che, in realtà. Vita difesa a tutti e via. Proviamo a fare una run. Il concetto comunque non è troppo complesso, bisogna mettere counter di turno, poi vabbè, vi deve andare bene con i turni perché dovete chiudere in 8 turni, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque non è difficile, ragazzi, non è difficile. Contando che il nemico andrà a mettere il blocco attacco, quindi non avrete modo di danneggiarlo se non usando un cleanse. Potete decidere di tenerlo per la seconda fase, cosa che in realtà io faccio di solito. Quindi, diciamo, facciamo mini guida. Prima fase, tento di lanciare più volte possibile l'attacco del nuovo Sariel, che fa fendente, sono 40 punti in più. E io faccio il discorso del nuovo Sariel, ma ripeto, con quello vecchio la stessa identica cosa. Lanciate gli AoE e poi tenetevi la ulti per il turno dopo e la lanciate dopo, cioè non cambia praticamente nulla. Chiaro? La battaglia è studiata apposta per questo, quindi è ovvio che c'è un buon vantaggio a usare questo. Nuovo Sariel, è ovvio, palese. Però, appunto, la strategia comunque quella è, se avete anche le ulti alte degli arcangeli, è anche meglio. Dicevo, prima fase appunto, cerchiamo di usare più tonte, più fendenti possibili, gli attacchi AoE di Margaret, eccetera, eccetera. Tentiamo anche di rushare la ulti di Tarmiel, perché no? Possiamo chiudere tranquillamente con quella. Turno 3, al quarto turno passiamo in seconda fase, bene o male. O al quinto, anche dipende un po' come vi va, però sì. Sarebbe stato ottimo passare all'altra fase con la ulti di Tarmiel, però vi consiglio sempre di finirle le run, non andate a caso,
Cioè, non andate con una strategia ultra prefissata, nel senso che se non vi arriva una carta resettate, finite la run. Poi vedete come va, anche perché può riservare sorprese, quindi... Per esempio, possiamo fare una roba di questo genere e questo genere. Prossimo turno abbiamo già altre stelle, abbiamo la ulti di Termiel e siamo abbastanza a posto. Poi, ripeto, la run fortunata vi deve capitare, perché comunque per fare 5.000 passa, che poi è anche tra virgolette poco, non è che cade dal cielo, ecco, mettiamola così. Allora, qui possiamo fare in realtà una roba di questo genere. Teniamo quello 3 stelle per la fase finale, perché è ottimo arrivare con il potenziamento di vita, eccetera, eccetera. Come in tutti i final boss, ragazzi. Il cleanse normale lo teniamo perché almeno abbiamo possibilità di, visto che Zeldris disabilita l'attacco perennemente, di ultare o rimuovere Gouge, eccetera, eccetera. Occhio che Meliodas mette il counter in seconda fase. Quindi se attaccate alla bella e meglio, vi fa il counter e non fa così tanto bene. Ecco, dai, mettiamola così. Però noi possiamo fare in realtà una roba di tipo così, così e così. Ripeto, in questo caso avessimo avuto molte più carte di Termiel, lasciavamo la ulti di nuovo e sarebbe stato top. Veramente top, top, top. Però ci si accontenta, non è che... Non ho troppe pretese. Tra l'altro, nelle run dimostrative, lo sapete anche voi, lasciano un po' il tempo che trovano, perché purtroppo non esce mai quello che si vuole. Allora, qui possiamo fare buff 3 stelle già adesso, tanto dobbiamo comunque chiudere il prossimo turno. Buff 3 stelle, ulti e un bel AOE di Margaret. Vedete? Come dicevo, qui avessimo avuto magari una carta in più, così da rushare la ulti di Termiel, il prossimo turno avremmo chiuso con la ulti, eccetera, appunto. Missione dei 400.000 di danno, fatta. Ah, bello sto cleave, mi piace. Mi piace, mi piace. Altra cosina, noi dovremmo teoricamente usare 8 di questi, che non potremmo usare mai nella vita. Anche perché se vogliamo chiuderla in sto turno, appunto, non possiamo. Non so nemmeno se riesco a chiuderla in realtà. Però sì, ripeto, vi deve andare bene con le carte, ragazzi. Non è che posso inventarmi scuse. Ci sarà quella volta che riuscirete a fare la missione, chiudere in 8 turni con... avendo fatto praticamente tutto, ci sarà quella volta, come in questo caso, che... fate un po' di missioni, ma non tutte. No, comunque 5.109 non è che fa proprio schifo, ecco. Come vedete, porta a termine dopo aver usato l'abilità atteggiamento almeno 8 volte, l'abbiamo missata malissimo, però abbiamo fatto tutto il resto. Tra l'altro vi ricordo che questa missione porta a termine usando Guerriera Sacra Dea Elisabeth è sbagliata, è non usando. Quindi mi raccomando, tenetelo a mente. Ripeto, sì, è vero, il team di Ban fa fare più punti, ma come vedete una run a casissimo con il team Arcangeli è molto più semplice di farne una con Ban. Sostituzioni, come ho già detto, il Sariel nuovo con quello vecchio, state attenti a fare ancora più... atteggiamenti. Dovete farne 8 solo di Termiel, il che diventa un po' pesantuccia. Per fare i punti non è detto che dovete comunque fare tutte le missioni. Se vi accontentate, se non volete, diciamo, arrivare in top 1%, allora appunto potete permettervi di saltare qualche missione. Altrimenti
Purtroppo, ragazzi, se volete fare i punti, quello è. O il team, o questo team o quello di Ban. Come giuramenti abbiamo senza cibo, senza usare Lee God, porta termine entro 8 turni, però chiaramente le ulti le dobbiamo fare, quindi non selezioniamo questa. Anche, credo che sarebbe abbastanza impossibile, a meno che non avete, non sculate un sacco di counter e allora riuscite a fare tipo il 3 stelle di Sariel, che è incredibile, e robe del genere. Quindi, ripeto, niente cibo, artefatti ho messo quello delle druide, si può cambiare in realtà con questo qui, dov'è? Qual era questo? Aumenta i danni inflitti al nemico dagli alleati del 5, non è male, non è male in questo caso. E nada, ripeto, se voi andate comunque in classifica lo vedete, team di Ban. Però vedete anche che è gente non proprio free to play, non proprio. Quindi, ragazzi, questo è. Se volete una run più precisa, con altri PG la possiamo anche fare. Chiedete tranquillamente, vi ricordo di iscrivervi, lasciare un bel mi piace e dirmi cosa ne pensate, cari ragazzi. Dai, ci becchiamo in live, ragazzi. Buon proseguimento.